Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo qui io e Achille, siamo tornati dopo una breve pausa perché siamo stati un po' impegnati. Oggi parliamo della restrizione calorica e di un protocollo che io e Achille stiamo adoperando su diversi pazienti per riuscire a fargli raggiungere i loro risultati, quindi un dimagrimento. Lo abbiamo utilizzato su diverse persone, quindi i risultati sono molto positivi e non è altro che andare ad adottare praticamente un timing con annesso allenamento e alimentazione, praticamente che corrisponde di più ad Achille, appunto. Utilizzando questi stratagemmi a livello alimentare, a livello di esercizio fisico e utilizzando anche il timing, quindi riuscire ad inserire l'allenamento in determinati orari con l'alimentazione in altri orari, siamo riusciti ad avere veramente ottimi risultati su tantissime persone che sono rimaste soddisfatte. Quindi vi invitiamo a contattarci per appunto venire a provare questo nuovo protocollo, giusto Achille? Sì Stefano, chi può farlo? Ovviamente non tutti possono farlo perché parliamo di un protocollo che deve seguire determinate caratteristiche. Non possiamo svegliarci la mattina e determinare una restrizione calorica guardando semplicemente internet o alcuni libri, ma va seguito un determinato metodo. Innanzitutto lo possono fare soggetti fisiologicamente sani, soggetti che presentano anche alcune patologie oncologiche oppure che hanno un'insulina resistenza, che hanno un diabete. Invece non possono assolutamente farlo donne in gravidanza, donne in allattamento, bambini e adolescenti. Una cosa molto importante nell'attuare tale programma, ossia una restrizione calorica controllata, è opportuno eseguire delle analisi del sangue, quindi sia prima di iniziare il protocollo ma anche dopo, per vedere eventualmente se c'è stato un miglioramento. Il tutto deve essere accompagnato, oltre che appunto da un'alimentazione specifica, da una corretta attività fisica. Se parliamo di alimentazione dobbiamo tenere presenti due parametri importanti. Il primo è il metabolismo, mai scendere al di sotto del metabolismo basale, quindi tutto rapportato ad una determinata percentuale che si basa sulla metabolimetria, e noi utilizziamo come strumento il metabolimetro proprio per avere una misurazione accurata, e anche l'esame della composizione corporea. Attraverso che cosa? La bioimpedenziometria, che è una macchina che ci permette di andare a ricercare determinati parametri, quindi metabolimetria, bioimpedenziometria, strumenti fondamentali per attuare una restrizione calorica controllata. Restrizione calorica che può essere fatta a 3 pasti, a 2 pasti oppure addirittura ad 1 pasto. Ovviamente si è visto che quella ad 1 pasto è una restrizione che porta ai maggiori benefici, non solo in termini di dimagrimento e quindi di diminuzione di grasso viscerale, ma anche tanti altri benefici che poi vi racconteremo nel prossimo video.